avventure di Rugamastra. Come ogni mattina mi stavo recando in ufficio quando all'improvviso successe un fatto strano. Buongiorno, signor Saltrati. Buongiorno. Non funziona più il lampadario. Com'è possibile se l'ha comprato soltanto ieri? Cosa gli era successo? Iniziava forse a dare segni di demenza precoce? Non si preoccupi, ci penso io! Girai l'interruttore. Tutto restava buio, eppure la lampada era innestata. Presi la scala per andare a vedere. Al posto della lampadina c'era una strana cosa. La toccai. Era una pera! Finalmente avevo capito. Il contadino aveva rubato la lampadina. L'aveva sostituita ad una pera del suo albero. E così aveva fatto per ogni altro lampadario del signor Saltrati. Quindi possedeva l'albero più luminoso della città. In questo modo poteva lavorare nei campi anche di notte. Presi un foulard multicolore, mi fasciai la testa. Sembrava una vera contadina. Quindi potevo cogliere tutte le lampadine. Il gioco era fatto. Non mi restava che rimetterle al loro posto e con le pere rimaste preparare una bella marmellata.